la roba bianca. A monte per la via, a Dore Spiana, verso gli Vicuglietto de Fabbiotto, agli Pontò degli Arco e la Caiana, gita gli Furno Teresa, loco sotto. Quando arriva la settimana santa, a tutta Callara quegli Furno ardea, bisognare fa la roba bianca, quintali de farina ricocea. Le femmone, a parnanze arroticchiate, nasconne non sino qualche cremonese, con gli quadranetti se fossero incontrate, gli riempino le manucce stese. Se sentia per la via de sotto un rumore de oa sbattute, io testo resonea, con gli canestri in testa escino fuori, gino agli furno, come gli tocchea. Con gli retrangoio che fecea le iure, e gli munno gli polea bone le pietre, era pronto gli furno, e manneano calore che te fece la cuoce innanzi e gliela a rete. Se fece ariace e s'appiccia gli ardiente, se infornino prima tutti gli cauciuni, poi gli ciambiglitti, pizzi lievite repente, strozza urbi e cremonesi a tutti gli cantuni, se fece la croce e s'atturea, soglio un momento per fargli colorì, appena erano pronti se spannea e dere cresce innanzi, gli vidì. Dopo che s'erano cotti tutti quanti, riposti in un canestro raccappato, se inforniano pa, ma non cestino santi, quello de Pasqua venea sdelleotato. Troppo tempo a pensare alla roba bianca, cuci quello, ntora quell'aro, fai ardienti, lo pa alla tavola, cantea la riorba e ricrescia 3 o 4 ore come nienti. Ma no, quando importea dello pa, a Pasqua se mangino gli cauciuni, se stuzzino le pizze, quello li fa. Non era tempo più degli digiuni. Io profumo era quiglio de naote, a voglia mo a cercaglio de retroà, tra furni all'elettrica e macchine che arrotino, non si capisce quette fa magnà. Esso gli giumonno mo com'è riutto, se stemo male, la bona porzio gli s'assicura, è che s'è perso tutto quiglio profumo de iucaucio.